dhe në program Gjemi Gjup Lilkom graci Alderi Garden Center. Frajtu fil-filmati, wasanna wara ħafna, ħin għaddejjin, wasanna is-sawnet qegħdin wara letna wkoll u qegħdin f'post partikolari fejn qegħdin f'kantina partikolari daw jagħmlu ħafna tipi ta' imbit. Mela, hawnhekk naħseb li nistgħu ngħidu ħanikxu bil-kess ħaljaw għalkemm għalkemm għadna għaddejjin, però speċi huwa post partikolari ħafna għaliex kif semmejna wkoll isiru ħafna tipi ta' imbit anki kif qegħdin qed naraw magħna wkoll. U magħna għandna fil-fatt ukoll il-proprjetarju ta' dina il-kantina. Ħanħalli l-intervista f'idejk min-naħa tiegħek. Jiena nirringrazzja Kevin, veru nisabu għawil frisk hawnhekk, uħdejn għandna il-Miguel Faro, qegħdin ġul Vineyard tal-familja Faro, so veru fil-familja Faro. U għawek, nisaw naraw anki s-sistema kif jamlu l-imbit, bordiri, l-imbit ma nafx namlu, ma nafu nixorbuħ, sta dicendo che io non lo so fare il vino, ma lo so bevello bene. Che è la cosa più importante. U kol, kif għedna għaw, kif kif rajna anki, għandhom s-sistema jamlu għam bil-qasab, kif għedna mlu għam aħna Malta, u għandhom anki s-sistema l-antika, mizburin kif għadna naram anki fil-kampanja u fil-pajsaġ Malti. Kif għedna għaw, anki fil-vicin tagħna, anki pjanti xjuħ, u ma kolla l-isti bleneb, kolla jieġu biex jieġu biex jieġu biex jieġu maqtuwajn, u jieġu maqsurin, joħroġ l-imbit. Infatti, għal min ma jafx, l-imbit ġeneralment jagħmluh minn varjetà ta' għeneb għat-tapposta u hija emba żgħira ma kif doqnija l-ewwel hija emba ħelwa ħafna fiha ħafna zokkol, fiha ħafna. Però naħseb li anki għal-mod li kif isir dan, speċi hija xi ħaġa li huwa jidher ħafna ta' kwalità minn iktar imbit ieħor għalkemm ħanagħmlu ċara hawnhekk anki fuq il-viċċjer tagħna stess. Dan huwa imbit li ma lissa mhuwiex qed jiġi importat Malta, ġifieri m'għandux x'jaqsam xi ma nagħmlu riklam il-ħadd speċi għaliex hija xi ħaġa speċi li żgur ħadd inżel tajjeb magħna t-telespettaturi. Ħanħalli f'idejk minnaħa tiegħek. Allora qui c'è Michele stan per chiederti come è nasciuto, io lo so che voi fate le piante, vivai, l'altro anno ricordo che suo padre mi ha detto che ha la passione anche del vino e voleva vedere, e un anno dopo siamo qui. Esatto, diciamo che il nostro Pietra Dolce è quindi un'azienda vinicola sull'Etna, siamo a Solicchiata, come si diceva, sul versante nord dell'Etna. La nostra famiglia è da sempre stata una famiglia di agricoltori, di conseguenza amiamo l'agricoltura, amiamo la terra. I miei nonni quindi erano già produttori di vino sull'Etna. Quindi 10 anni fa abbiamo deciso assieme alle piante che rappresentano, come dire, la nostra vita, no? La nostra passione, abbiamo deciso di fare anche, di ricominciare a fare vino sull'Etna così come facevano i miei nonni ormai molti anni fa. Ed abbiamo cominciato qui, sul versante nord dell'Etna, a Solicchiata, con l'obiettivo di produrre vini di alta qualità dell'Etna, quindi produrre poca quantità di bottiglie ma di alta qualità utilizzando le vigne vecchie dell'Etna, quindi le vigne di 80-100 anni di età, di Nerello Mascalese per i vini rossi e di Carricante per i vini bianchi, che sono poi i vitigni autoctoni dell'Etna, no? E questi, fondamentalmente questo quindi è stato l'obiettivo. Come tu stavi dicendo, l'importanza che voi avete
nella mente che della qualità e non della quantità, perché ovviamente alle volte anche quando noi andiamo, che ne so, dai negozi così, vogliamo comprare una bottiglia di vino per passare un po' di tempo, ma la qualità è molto importante. Non so se tu hai qualcosa in contrario o no. No, assolutamente, sono d'accordo. E poi è chiaro che fare il vino e farlo di qualità presuppone anche una grande passione per fare il vino. Noi per esempio abbiamo questa passione e lavoriamo con passione, perché vedi, lavorare nelle vigne vecchie con piccole terrazze come quelle dove ci troviamo non è facile. C'è bisogno di vera passione. E queste sono vigne vecchie che ti danno una resa bassissima, non ti danno una resa alta come le vigne moderne di nuovo impianto. Quindi ci vuole grande passione e grande convinzione. E con questi presupposti, con questa caratteristica, sicuramente si riescono ad ottenere degli ottimi risultati di qualità, come dicevamo. Ma uno che, per esempio, sta bevendo un bicchiere di vino che viene da una cantiere che possiamo dire che fanno produrre il vino più quantità che la qualità, si vede quando sta bevendo un vino che stanno focando di più della qualità, o no? Sì, diciamo, ci può anche essere una differenza. Poi è chiaro che non possiamo, diciamo, discutere magari sulla qualità di una grande azienda che fa quantità. Anche le grandi aziende riescono a fare qualità se lavorano con dei criteri determinati, con dei criteri di passione che siano quelli che appunto li portano a produrre qualità. Però è chiaro che una piccola azienda riesce a controllare bene, non vorrei dire meglio, ma molto bene, il ciclo produttivo. Noi per esempio vinifichiamo utilizzando piccole vasche d'acciaio, non grandi vasche d'acciaio. Ogni piccola vigna la vinifichiamo separatamente dalle altre per capire la differenza di carattere e di caratteristiche tra l'uno e l'altro posto da dove raccogliamo le nostre uve. Quindi un controllo che chiaramente è più certosino, un controllo più minuzioso, perché non facciamo tanto, ecco, non facendo tanto abbiamo la possibilità di controllare passo passo tutto quello che facciamo. Per esempio in vigna noi facciamo tutte lavorazioni manuali, non facciamo lavorazioni meccaniche, non facciamo trattamenti chimici, facciamo solamente trattamenti manuali, naturali, e non usiamo pesticidi, erbicidi per esempio. Quindi i nostri vini possono essere definiti totalmente degli organic wines, vini biologici. E questo chiaramente è un criterio, diciamo, è un valore aggiunto probabilmente, no? Anche per chi acquista una bottiglia di vino. Posso chiedere qual è il segreto per fare il vino di qualità? bella domanda. Io più che, non di quantità, più che dare, di qualità. Più che dare una risposta tecnica, io ti dico che probabilmente il segreto è di avere tanta, tanta passione, perché il vino è agricoltura, il vino è dato dalla terra. Lavorare bene in vigna, quindi coltivare bene le piante, coltivare bene quindi le tue viti, ti dà sicuramente un buon risultato, ti dà sicuramente un ottimo frutto. È chiaro che poi l'uomo in cantina non deve rovinare quello che si è fatto in campagna, questi sono i presupposti. E tantissima passione, questo sicuramente. Infatti sta per chiederti, ma ha detto prima, perché ho notato, sto per chiedendo se usavamo pesticidi, ha detto non ho usato niente, ma per bagnare, voi bagnate in estate, perché non ho visto impianti di... No, noi non bagniamo, trattandosi di vigne molto vecchie, di 100 anni di età,
sono già ben salde nel terreno, ben radicate, quindi non bagniamo. Diciamo che in estate riescono a sopravvivere, anche se in Sicilia fa molto caldo, anche al clima più siccitoso. Poi ricordiamoci che siamo a 900 metri, siamo sulla montagna, quindi il clima non è quello che c'è al mare, ed è proprio in questa zona, sulla montagna, si sta sviluppando la migliore produzione di vini dell'Etna. Infatti sta per chiederti anche la locazione, siamo sotto l'Etna, c'è sempre l'acqua che anche in estate che passa, invece giù da noi, e come c'è più caldo, non c'è forse molto terreno profondo, noi dovremmo fare l'irrigazione per forza. Esatto, noi siamo a 900 metri di altezza, siamo proprio al limite della possibilità di coltivazione, proprio nella zona più vocata per la produzione dell'Etna rosso. Come piante vecchie, sta vedendo queste piante vecchie qui, danno la stessa quantità del frutto come i nuovi? Penso di no, ma non lo so esattamente. Danno molta meno quantità, per questo dico, deve essere una scelta di passione, perché lavorare su questi vigneti vecchi... Ma come collettare, ma nello stesso penso, come frutto? Noi abbiamo, appurato, noi ci siamo resi conto che la qualità è enorme, è superiore. La vigna vecchia ti dà una resa bassa, ma ti dà dei risultati organolettici, dei risultati qualitativi veramente importanti, notevoli. Per questo noi abbiamo deciso di lavorare maggiormente con queste vigne vecchie. Sì. Di solito quando per esempio fai una bottiglia di un litro di 75, quanti olive dipende? Quanto frutto, di quanto frutto c'è bisogno? Ma sai, siamo più o meno sul chilo di frutto, chilo e mezzo per produrre una 0,75. Se ho capito bene, come quello che hai detto anche a Melo, siccome voi fate più qualità che non quantità, allora se come olive fate molto di meno o no? Sì, noi produciamo molto di meno, anche perché, come dicevamo, la resa di queste piante è molto più bassa. Tu considera che una pianta giovane coltivata a spalliera, quella un po' il metodo di coltivazione moderna, può produrre fino a 6-7 kg per pianta. Infatti, noi qui produciamo un chilo e mezzo per pianta, massimo 2 kg, quindi siamo a rese molto basse, però preferiamo sacrificare la resa per la quantità. Esatto. La qualità. A me mi piace molto più bere un bicchiere di vino di qualità che di quantità, perché tu quando lo stai bevendo stai sentendo anche il sapore del vino. Infatti anche quando nella macchina stanno parlando, infatti, su proprio questo, che anche a noi a Malta, anche a Gozo, l'amore per il vino, l'amore per l'uva, sta crescendo, secondo me. Io sono appassionato del vino e dell'uva, ma anche quando cammina sempre, tutti prendono il vino con da mangiare o di sera o con gli amici. Quasi è più dell'altro alcol. Sì, ma devo dire che anche i giovani si stanno avvicinando molto al vino, e sta aumentando anche la conoscenza del vino da parte un po' di tutti, la cultura del vino, e questo, diciamo, è una bella cosa. Infatti non è che ti hai detto alcoli, anche Zaza, talome giornata, ed in Ektar gli provavo itlu, ed in Ektar andoma l'album. Anche Ektar andoma è l'album, esattamente. Sì, a Belenista, con un certo maturità, io provavo specificismo. Riesce a già tanta importanza. Hanelek, naħseb naqbel miegħek Kevin ukoll, l-imbit, mod li xtrajt l-imbit jew xrob l-imbit biex tgħid xrob l-imbit għax qed marħbib. U mod toħol l-imbit biex proprju toħroġ is-sapor jew it-tjubija tiegħu tal-imbit. Allura, ovvjament, hemmhekk tidħol fejn qed jagħżel il-kwalità mhux il-kwantità biex ngħidlek. Jien nippreferi nixrob tazza imbit
tajba, mux of fiskun imbit, biex taħt mux of fiskun imbit. Fattan kidu miġuna da bdejna b-situazzjoni li bdejna minna xarsin law, per eżempju, komuna naraw il-wine bars. Ekku, eżattament. L-axħar, stavomu parlando anki prima, 10 anni fa, non so anki in Italia, se era così, prima trovavi sempre il vino anche nei ristoranti e così. Adesso, per esempio, anche a Malta, stiamo focando più anche che facciamo i wine bars. Il wine bar. Solo per quelli che a loro piacciono il vino. Certo, che, no, anche è un trend che c'è anche in Italia. Un trend che anche sta cominciando in Italia, ma 10 anni fa non era così. Sì, ma sì. Almeno adesso sta cominciando e sta entrando anche in molti paesi. Esatto, c'è tanta gente che si sta avvicinando al vino anche grazie a wine bar, perché tu bevi il vino by the glass, per esempio, e quindi questo aiuta, no, a provare tanti più vini. E quindi anche i giovani si stanno, grazie a questo, avvicinando al vino, che è una bella cosa. Comunque il vino è una bevanda della nostra tradizione, quindi infatti per continuare con te, Michele, se uno va dietro nella storia, nell'impero romano, nei tempi di Gesù Cristo 2000 anni fa, ero già esatto. usando il vino, esatto. Perché il vino è una cosa che produce della madre terra, per dire sì, così. Sì, diciamo, è davvero, è un risultato del lavoro in campagna, della madre terra, quindi è bellissimo, diciamo che questa cultura si vada espandendo. E noi, diciamo, sull'Etna facciamo la nostra parte, perché produciamo vini vulcanici, no? Sì, che bevono sì. dalla lava, vedi qui tutto attorno è tutto pietra lavica, sì, sì, sì. Quindi che è un carattere particolare, che dà un carattere particolare di eleganza e di mineralità e di finezza ai vini. I vini dell'Etna si caratterizzano per queste sì, sì. per queste cose soprattutto, e quindi motivo per cui stanno veramente conquistando una grande fama in giro per il mondo. Infatti, se sono sbagliato mi correggi, perché non lo so molto su come produce il vino, ma secondo me, io penso che ogni località ha il suo vino e il suo sapore particolare. Secondo me, se bevi il vino da qui è un gusto, se bevi un vino da un'altra posta, forse anche il terreno, il clima. Assolutamente, hai centrato nel segno. Allora, sull'Etna si produce un vino che si caratterizza per la mineralità, visto che abbiamo un terreno minerale, un terreno lavico, vulcanico, una eleganza ed una finezza che è data fondamentalmente da alcune caratteristiche, che sono l'altitudine, l'alta quota, siamo a 900 metri, ed anche il vitigno, che è il nerello mascalese. Possiamo anche sentire che sono su 200 metri. Esatto, fa abbastanza freddo. E il nerello mascalese, che è un po' simile, è un po', ha delle caratteristiche che si avvicinano un po' al Pinot Nero, al Pinot Noir, oppure al Nebbiolo che si produce, da cui si producono i Baroli del Piemonte. Quindi sta conquistando una grande reputazione anche per queste caratteristiche di eleganza. Io ho assaggiato il vino qua e c'è qualcosa che è più, si vede che non è la quantità ma è la qualità, perché ha un sapore che non si trova dappertutto, sì, sì. E si vede che è un vino che è vicino all'Etna. Infatti salutiamo tutti da qui, anche il mio amico Massimo che è dietro la camera adesso. Anche il cameraman, ma sfortunatamente non è vicino a me, ma ti saluto da qui lo stesso. Dal vulcano, dai. Mina unek, aħna semmulkom, ovvjament nġonet taqaw bi program iħor maqom għal-ġemad diħla, pero kompli segwi dawn il-filmati la dejjin għal-iġ zgur li jintom telespettaturi li jattarawna u ma tantkom ċansi tgawdu dawn il-xenarji verament zbieħ. U ovvjament forsi għom Malta mannix dik il-fortuna li jingawdu dawn il-xeni kolla. Nittaqaw ġemad diħla bi program iħor fiġnin mamelo.
program, ġimiġġupli l-kongrazzi għal Derek Garden Center.